San Cono è un paesino dell'entroterra siciliano, situato all'estremità occidentale della provincia di Catania ed incuneato tra le province di Caltanissetta ed Enna. Il paese non ha una storia particolarmente antica. Fu fondato nel 1785 dal marchese Ottavio Trigona, sindaco di Piazza Armerina, anche se già nel 1470 compare in alcuni documenti ufficiali la denominazione di Santo Cono, riferita ad un feudo della contea di Grassuriato, territorio di Mazzarino. San Cono, benché sia un piccolo paese, sconosciuto a tanti, ha affascinato importanti personaggi della letteratura e del cinema italiano. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel suo celebre romanzo storico Il Gattopardo, lo definisce come un paese piccino piccino. Leonardo Sciascia lo volle visitare personalmente e nel 1963 scrisse un articolo sul nuovo mezzogiorno dal titolo Gli Ozi di San Cono. Nel 1972 i fratelli Taviani scelsero San Cono per girare un film ispirato alla vita del sindacalista socialista Salvatore Carnevale, con grandi attori destinati a segnare la storia del cinema e del teatro italiano. Questo fascino che ha catturato questi importanti intellettuali italiani è dovuto forse alla denominazione del paese, oppure all'aria salubre che si respira, o anche alla bellezza del suo paesaggio agrario, un tempo caratterizzato da ampi campi di grano e leguminose, e di recente popolato da grandi estensioni di fuico d'indieti e frutteti. Incuriositi da tutto ciò, siamo piombati a San Cono per capire come questo paese, piccino piccino, stia ripartendo dopo la pandemia. Tutto sommato la pandemia si è vissuta con situazioni non troppo, diciamo, restrittive, ecco. Alla fine, a livello economico, essendo il nostro un paese prettamente agricolo, diciamo, si è vissuta in maniera meno pressante rispetto ad altre realtà. Adesso è più da due mesi che siamo un paese Covid free. Quindi devo dare atto anche e ringraziare i cittadini di San Cono che sono stati molto scrupolosi a seguire tutte le normative. Ci troviamo davanti al Navasita Caffè e siamo in compagnia del titolare. Chiediamo quali problemi avete avuto durante la pandemia. Come ovunque ci sono stati problemi sia economici che anche nel sociale. E quali prospettive avete per il futuro? Come vedete questa ripartenza? Diciamo il futuro, noi siamo molto positivi, nel senso che ci sono i vaccini e quindi speriamo di poter lavorare molto meglio di quello che si è fatto nel passato. C'è questa ripresa dell'economia secondo lei o no? Ma io sono convinto che per natura l'agricoltore deve essere ottimista e sono molto ottimista. Io penso che l'agricoltura ha una marcia in più. Abbiamo bisogno di qualche piccolo aiuto, che penso che ci verrà dato con i nuovi piani di sviluppo, ma in agricoltura siamo pronti per ripartire e investire. L'intelligenza e la laboriosità dei sanconesi, che come abbiamo visto sono stati in grado di fronteggiare così bene il Covid, ha inoltre fatto sì che un frutto conosciuto un tempo come il pane dei poveri diventasse nell'arco di alcuni decenni una grande risorsa per il paese, tant'è che San Cono è conosciuto ormai in Italia e nel mondo come la capitale mondiale del fico d'India. Il fico d'India è una pianta da molteplici aspetti. Allora, sono diverse le trasformazioni, dal fico d'India che si può trasformare in zucco, in marmellata, un classico, oppure in dei derivati da miscelare con altri prodotti, di cui delle ditte a San Cono si stanno specializzando in questo settore, mentre io mi sto specializzando sulla trasformazione dei gladoli. Siamo già a buon punto a livello commerciale, che noi andremo a servire l'indirizzo alimentare come farine, andremo a servire l'indirizzo cosmetico come mucillagine e farmaceutico, perché la mucillagine ha dei poteri, delle sostanze molto ricercate dalla farmaceutica. È impossibile parlare di San Cono senza fare riferimento alla devozione verso il Santo Protettore, la cui festa si celebra la seconda e la terza domenica di maggio, come testimoniato anche da Carmelo Cinquemani, apprezzato imprenditore del campo della ristorazione che vive in Germania. Lui, come tanti altri, ritorna appunto in paese in occasione della festa. Tanti sono i momenti di partecipazione. Quello maggiormente sentito è l'uscita del santo dalla chiesa madre, i giri della vara tra la folla e la corsa senza
senza processione, senza una meta prestabilita, attraverso strade, piazze, quartieri e contrade, correndo, spingendo e ondeggiando il pesante simulacro fino all'alba. Buongiorno, sono Carmelo Cinquemani. Da 40 anni che manco dal paese, praticamente. Giorno 4 giugno dell'81 sono partito. E quasi ogni anno, anzi certe volte anche due volte l'anno, vengo al paese nativo per tanti motivi. Primo, la famiglia, gli amici, il nostro santo, comunque per trovare tutti e per l'aria che c'è a Sancono, le bellezze che ci stanno a Sancono, che tanti sangonesi purtroppo non sanno quanto è bello il nostro paesello. Puoi girare tutto il mondo, però dove nasci non si dimentica mai, e chi lo dimentica purtroppo forse hai fatto non ha... riferimento al fatto che viene a Sancono anche per la festa, certo, di Sancono, certo. Perché questo legame con questo santo? Non si può spiegare, questo qui lo capiamo soltanto i sanconesi. È qualcosa che ci lega già da bambini, il cuore e il sangue rispetto al nostro santo. È una cosa che già parlando uno comincia a prendere, come si dice? La pelle d'oca. Se veniamo a gennaio, febbraio, a marzo, la prima cosa che facciamo noi è a salutare il nostro santo. Dopo naturalmente il padre e la madre, che adesso non ci stanno più, però è una cosa che non si dimentica mai. Quindi auguriamo che il 2022 ci sarà la nostra festa di nuovo del Santo Patrone, in modo che tutti i sanconesi magari ci possiamo riabbracciare e correre e gridare viva Dio Santo Cono. Sancono è anche al centro di un itinerario archeologico che si diparte da Morgantina, continua con la villa del Casale di Piazza Armerina, con Monte Bubbonia, centro indigeno ellenizzato datato alla fine del VII secolo a.C., e con la stazione di Filosofiana. Di questo ed altro ci parla il presidente della Proloco, Emilio Grassenio. La Proloco sta vivendo una primavera anche in termini di qualità e delle attività svolte. Una primavera perché proprio in questo periodo si sta realizzando un progetto che da decenni si discuteva non solo a livello di associazione ma proprio a livello di vita cittadina, cioè quella del recupero di una porzione del Palazzo Trigona. E dal 2018 ci siamo impegnati in prima persona verso la realizzazione di questo risultato e proprio in questi giorni stiamo definendo gli ultimi dettagli per la stipula dell'atto che permetterà alla Proloco di preservare una parte di questo importante palazzo, importante non solo per il suo significato artistico, architettonico, si tratta di un palazzo della metà del Settecento che rappresenta il primo nucleo originario del paese, ma soprattutto per la storia che esso rappresenta per tutti i sangonesi. Proprio in periodo di emergenza sanitaria, una delle attività che abbiamo portato avanti è stata dedicata al sito archeologico di Monte Bubbonia, al quale il paese di Sangone e la Proloco è sempre stata particolarmente legata, perché vi è innanzitutto una vicinanza in termini territoriali, anche se non appartiene al territorio di Sangone il sito, ma Sangone è la città più vicina a questo sito archeologico. Quindi in un certo senso rappresenta anche le origini di questo territorio, degli abitati che insistono su questo territorio. E per questo abbiamo deciso di dedicare una particolare attenzione a questo sito archeologico, un progetto anch'esso che nasce nel 2018 con l'organizzazione di alcune conferenze durante le quali sono stati realizzati dei pannelli illustrativi del sito archeologico, e che poi arriva fino al 2020 con appunto una pubblicazione della quale sono coautore, che è stata realizzata grazie all'aiuto del professore Domenico Pangucci, che ha curato la parte scientifica della pubblicazione. Ricordo che Domenico Pangucci è l'archeologo che ha seguito gli scavi a partire dagli anni 70 sino ad oggi. E grazie anche ad una convenzione che è stata stipulata con la sovrintendenza, che ci ha permesso appunto di organizzare queste attività.
L'impegno per Monte Bubonia non finisce qui, perché la nostra ambizione, insieme a quella dei gruppi archeologici d'Italia, che è l'altra associazione coautrice anche del libro su Monte Bubonia, l'impegno, dicevo, è quello di valorizzare questo sito anche nel futuro. Come si vive in un paesino lontano dai grandi centri urbani? Che tipo di problemi ci sono? Allora, lei fa una domanda a una persona che ha vissuto per tanti anni a Milano. Quindi, ed il mio sogno era proprio quello di rientrare nel mio piccolo paese. Perché è chiaro, quello che a noi un po' ci svantaggia sono alcuni servizi. I servizi prettamente, diciamo, sanitari, quindi dobbiamo per forza andare sui grossi centri come Catania, anche Caltagirone, però per il resto si fa una vita con ritmi molto più blandi rispetto, diciamo, a una realtà che può essere anche come le grosse città, diciamo, siciliane, parlo di Catania, Palermo, e i ritmi sono dettati dalla natura. Per chi vuole vivere una vita con dei ritmi meno stressanti rispetto a una città, anzi, lo consiglio a tutti di venire a Sancono, che è un paesino molto tranquillo. E Sancono sta puntando anche su un discorso di un turismo naturalista ed enogastronomico. Purtroppo la pandemia ci ha un po' ci ha fermato su questa situazione, ma noi 2 anni fa avevamo già pensato un progetto di questo tipo e abbiamo fatto un esperimento che è andato a buon fine con un'associazione di Piacenza per quanto riguarda l'agricoltura, che era passata da Sancono, e in pratica sono stato contattato dal responsabile perché era rimasto entusiasta, diciamo, da queste coltivazioni. E da lì è nata un'idea di dedicare proprio una giornata, diciamo, con delle guide, e abbiamo fatto visitare non solo il territorio di Sancono, ma si è concluso tutto facendo conoscere anche i territori vicini. Il progetto come è nato? Abbiamo fatto visitare alcune aziende, quindi abbiamo fatto visitare la produzione vera e propria del fico d'India, quindi le aziende hanno spiegato le varie fasi di lavorazione. Quindi poi abbiamo fatto anche assaggiare il prodotto non fresco per il periodo che era, ma sul trasformato, quindi marmellate e tutto quello che, diciamo, concerne il fico d'India. E poi abbiamo fatto visitare la montagna di San Michele, quindi anche lì abbiamo fatto un percorso naturalistico. Tutto si è concluso con un pranzo a base tutto di fico d'India, a partire dall'antipasto fino al dolce. La cosa è andata benissimo, quindi sicuramente la riproporremo alle varie aziende turistiche. Quindi può essere questo abbinare, appunto, la natura, le aziende, l'agricoltura e anche la parte, diciamo, enogastronomica. Quindi punteremo su questo progetto. Andiamo via da questo paese piccino piccino, dove la natura ha i colori della vita, guardando in lontananza Monte Formaggio, che assomiglia ad una piramide o, se volete, ad un pezzo di pecorino. Andiamo via con il desiderio di ritornare, anche perché a Sancono c'è ancora tanto da vedere e tanti eventi da esplorare, come ad esempio la Sagra del Fico d'India, che si tiene ai primi di ottobre, oppure la Carrivalata, una forma di teatro itinerante interpretato da attori a cavallo che recitano, tra le varie composizioni, anche quelle del poeta dialettale Angelo La Loggia, sui mesi dell'anno, sulla scala della vita e sul carnevale siciliano.